Niente, ci tenevo prima di tutto una cosa abbastanza banale, però per me è fondamentale, fare un saluto ipercaloroso, un abbraccio iperaffettuoso a Fabio, con il quale ho passato 3 mesi, 2 mesi, 3 mesi, quello che è, molto intensi, e oltre ad avere veramente imparato tante cose, perché poi lui è un ottimo allenatore, si è instaurato anche un rapporto di amicizia, e quindi sono dispiaciuto per come si è conclusa la cosa, e lo ringrazio e gli auguro un in bocca al lupo per il suo futuro, che sarà sicuramente roseo e pieno di soddisfazioni. Quindi questa qua è una cosa probabilmente banale, ma ci tenevo molto a dirla e a ringraziarlo. Vabbè, niente, parlando di Trento, sicuramente non, vabbè, per me, per noi, per il momento, eccetera, non è la squadra più semplice da affrontare. E loro sono in campionato, stanno andando benissimo, hanno perso 3 partite. Se la sono giocata con tutti, su tutti i campi, non hanno mai mollato, sono una squadra onestamente molto ben organizzata, molto ben allenata, e sarà necessario da parte nostra fare una partita di grande attenzione, di grande concentrazione sui particolari, per poter giocare con loro e esprimere una buona pallacanestro e essere pronti. Onestamente, sono abbastanza contento di come la squadra si è approcciata ieri e oggi al lavoro, nel senso che ovviamente siamo in una situazione, come ovviamente sapete, di cambiamenti, eccetera, per cui la squadra. Eravamo anche molto curiosi, io in primis, con i dirigenti, con tutti, di vedere come si ponesse proprio sul campo, come reagisse a tutto. C'è da dire che hanno lavorato con grande attenzione, grande partecipazione, così come onestamente hanno sempre fatto, per cui hanno portato avanti senza, cioè, hanno portato avanti il loro modo di lavorare di tutto l'anno. Ci approcciamo alla partita con la consapevolezza di giocare contro un'ottima squadra, ma con la voglia per tutti noi di dare un segnale forte, di giocarci la partita e di vincere la partita. Noi veniamo per vari motivi, per sfortuna, senza entrare nel merito, abbiamo un brutto record in casa come vittorie e sconfitte. La cosa su cui abbiamo parlato anche un po' con i ragazzi in spogliatoio, indipendentemente dagli obiettivi che possiamo avere, salvezza, playoff, scudetto, qualunque esso sia, il PNL è sempre stato un po' il nostro fortino, il nostro punto di partenza. Ecco. La cosa che ci siamo detti con i ragazzi è che il nostro obiettivo domani deve essere tornare a far sì che il PNL sia il fortino che è sempre stato, che tutti conoscono, che tutti si spaventano a venire a giocare da noi, ecco, che torni a essere questo. Poi non so, giocheremo bene, giocheremo male, ovviamente io ho cercato di dare qualche piccolissima indicazione, perché poi ovvio non è che uno può cambiare tutto in 2 giorni, cioè, a parte che non ci sarebbe da cambiare tutto, però non è che uno cambia, fa chissà che cosa in 2 giorni. Abbiamo cercato di toccare due o tre argomenti, la squadra ha reagito bene, però indipendentemente da tutto c'è la voglia da parte mia e cercherò di trasferirla il più possibile alla squadra di essere pronti domani di 1, di 20, di 100, non mi interessa, domani non vince la partita. Dobbiamo entrare con questa testa qui e la squadra deve sapere che dobbiamo fare tutti un extra sforzo, un extra export, come diciamo in inglese, con i ragazzi per vincere. Per cui io so che sono alla prima esperienza, so che magari potrei fare un po' per inesperienza, magari anche per
non per mie mancanze, può essere, non lo so, magari potrei fare un errore, così come potrebbero fare i ragazzi, eccetera. Ecco, però siamo tutti abbastanza vogliosi di spingere nella direzione così, quindi spero che anche il pubblico e tutti quanti, come fanno di solito, ma magari domani un pochino di più ancora, ci aiutino in questa cosa qui. Ripeto, non importa domani tirare bene da tre, tirare bene da due, difendere bene, difendere male, cioè non importa, noi dobbiamo vincere la partita. Per cui la squadra, spero che questa roba qui sia riuscita a trasmetterla, domani proverò ancora di più in campo prima, e niente, per cui questo, poi ripeto, sappiamo che giochiamo contro una ottima squadra, non una buona, un'ottima squadra, però tante volte il Pianella ha sovvertito i pronostici anche contro squadre più brasonate. Ecco, domani il palazzetto e noi altri vorremmo fare l'ennesima, non dico impresa, però l'ennesima partita di alto livello.